it take so long to type? Ciao, io sono Muriel e faccio parte della Hablo Squad. Anche se ormai dovreste saperlo perché è da un po' di mesi che ne faccio parte. In questo video affronteremo la tematica dei tabù. Non vedo l'ora di intervistare persone che vivono in altri paesi del mondo rispetto al mio per vedere se i nostri tabù si incontrano o se sono completamente diversi fra di loro. Come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene, come sei? Anch'io sto bene. Sicuramente due tabù che fanno parte del mio paese sono il razzismo, nel senso che è presente in Italia, però allo stesso tempo penso che alcune persone è come se non si rendessero conto che questo effettivamente è un problema, non se ne parla, è un tabù. Oppure dall'altra parte ho pensato all'educazione sessuale, penso sia molto importante insegnare certi topic ai ragazzini che vanno a scuola. Io ad esempio non l'ho fatta e sono cresciuta senza sapere nulla, mi sono dovuta informare da sola attraverso internet. Penso che alcune tematiche debbano essere obbligatorie da insegnare ai ragazzini, perché è importante crescere questi ragazzini consapevoli delle loro azioni e delle possibili conseguenze. Bene, via con il video. Ok, qui in Angola noi siamo normali come là in Europa. It takes so long to type. Relativamente a questo argomento, educazione sessuale, qui in Angola abbiamo ancora molti tabù in relazione a questo. Ok. Ho appena chiesto a Ray, che viene dall'Indonesia, di raccontarmi quali sono secondo lui i maggiori tabù del suo paese. Vediamo che cosa mi risponde. Ah! Penso che in Indonesia le persone siano molto amichevoli e uniche. Beh, beati voi. Le donne hanno la priorità, giusto? In Italia non funziona proprio così. Ma tem algumas coisas, como por exemplo na escola, se você tiver cabelo muito alto, como aquele da foto de perfil, na escola é expulso eles porque o cabelo está muito alto, eles têm assim um pouco de preconceito, porque acham que pessoa com cabelo alto é um ladrão, é um bandido, e você fica assim. Eu vim estudar e não posso estar livre de ter cabelo alto. E complica. E elas, os nossos pais, professores, olham muito na nossa aparência. Ha risposto! Sono pienamente d'accordo con te, i genitori dovrebbero preparare i propri figli per essere pronti ad affrontare il mondo esterno. Purtroppo qui i genitori hanno paura di avere una conversazione con i propri figli quando si tratta di sessualità. Lo stesso per l'Italia. Questo sta tutto bene. Acho que Angola é um país bom para se viver. Tem que ser viver Angola, que é um país bom. Sì, anche qui ci sono delle regole a scuola, bisogna vestirsi in un certo modo, anche da noi è uguale, perché altrimenti se no gli insegnanti si arrabbiano, puoi essere espulso, succede anche da noi, sì. Però non con i capelli puoi portarli come vuoi, solo i vestiti devono seguire delle regole. Qui il cabello deve essere basso, come è il mio. Qui è più facile per le donne trovare lavoro rispetto agli uomini. Ah, completamente l'opposto quindi. Cioè non è che in Italia le donne fanno fatica a trovare lavoro, però sembra che ci sia molto rispetto nei confronti della donna in Indonesia. Mi ha chiesto che cos'è il catcalling. È quando una donna cammina per strada e gli uomini fischiano, fanno battute per attirare la sua attenzione, complimenti non richiesti. Soprattutto la sera può essere molto pericoloso. Io ho spesso problemi di catcalling, nel senso che capita almeno 3 volte alla settimana, poi dipende anche dall'orario in cui esco.
Però succede spesso, soprattutto la sera, non solo in realtà, alcune volte anche quando delle macchine mi passano a fianco, capita che suonano il clacson e fischiano, mi mette molto a disagio questa cosa. La sera mi è successo parecchie volte, anche situazioni abbastanza spiacevoli dove avevo paura di essere addirittura in pericolo e penso che questo sia un grosso, grosso problema. Sì, io una vez eu fui na biblioteca provincial daqui do meu município e fui de chinela. E aquilo para elas, acho que não estava bom, porque a pessoa tem que meter sapato. Mas eu pensei se eu não estava com sapato em condições. E simplesmente pensei, se fosse alguém de uma classe baixa, alguém do bairro, alguém assim, em outro lugar que não tivesse condições de ter um sapato, ele não teria acesso à biblioteca pública, não teria acesso à biblioteca pública por não usar um sapato, porque se alguém é pobre, ele indo de chinelo vai se sentir mal. Então quer dizer que as pessoas não têm mesmo a liberdade, não têm aquele direito, porque dizem que todos somos iguais perante a lei, mas muitas vezes não se faz sentir isso no nosso país. Eles primam mais pela roupa e outras coisas. Obrigado. Bene, spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia insegnato qualcosa di nuovo che magari non sapevate su questi altri paesi. Vi dico ancora due cose. La prima che dovete assolutamente seguire Ablo su Instagram perché postano tantissimi contenuti interessanti. E la seconda cosa è che la famiglia di Ablo si sta ingrandendo sempre sempre di più. Adesso abbiamo pure cantanti che supportano l'app, tra cui Netta, una cantante israeliana che ha vinto l'Eurovision. Vediamo che cosa ha detto riguardo Ablo. Just found this crazy way to make friends worldwide. Swipe up and download Ablo, okay? And then you can actually text to whoever you want in whatever language you want, and it will translate to their own language. 2020. Detto ciò, ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto e vi mando un bacione e un saluto. Ciao!